andare in Africa, voglio andare in Kenya. Viaggiatori, vacanzieri che vi preparate a venire in Kenya, dove noi siamo, da dove trasmettiamo sul nostro canale YouTube malindikenya.net. Andiamo avanti con i nostri tutorial per cercare di farvi godere al massimo delle vacanze responsabili. Uno degli argomenti che trattate quando venite a chiederci informazioni, consigli sul nostro gruppo Facebook Italiani in Kenya oppure alla nostra mail info@malindikenya.net riguarda la sanità, riguarda le informazioni su eventuali vaccini, malattie, profilassi, cose che comunque l'Africa solitamente evoca in chi ci si avvicina per una vacanza. Bene, allora oggi siamo qui proprio per spiegarvi cosa conviene, cosa si deve, cosa è meglio non fare quando ci si sta per preparare a una vacanza in Kenya e che cosa eventualmente si dovrà fare o è meglio fare quando si sarà qua in Kenya. Il Kenya, pur essendo un paese africano, è un paese equatoriale, quindi per via del clima, della natura, è un paese salubre. Non siamo nella fascia tropicale che solitamente porta più malattie e più virus. Tuttavia, ovviamente, le malattie, i virus di cui l'Africa è portatrice sana e anche non troppo sana, a volte ci possono essere. Ma è importante sapere che per venire in Kenya non serve alcuna vaccinazione. In Kenya, infatti, la febbre gialla non è presente già da tantissimi anni. Gli ultimi casi si sono avuti all'inizio del terzo millennio e in luoghi talmente remoti e non frequentati dai turisti che praticamente era già stata abolita l'obbligatorietà. Adesso del tutto si può dire che non c'è alcun pericolo. Quindi non bisogna fare il vaccino della febbre gialla a meno che non si sia stati negli ultimi 15 giorni in un paese dove è obbligatorio fare il vaccino per la febbre gialla, oppure se viaggiando si fa scalo in un aeroporto e ci si rimane per più di 12 ore. Allora in quel caso Mombasa potrebbe essere chiesto il vaccino della febbre gialla. Per quanto riguarda altre vaccinazioni obbligatorie, come detto, il Kenya ne è totalmente esente. Capitolo malaria. Beh, come molti di voi sanno, spero quasi tutti, non esiste ancora ufficialmente un vaccino contro la malaria e noi ce lo auguriamo nel più breve tempo possibile perché eviterebbe la morte di migliaia e migliaia di persone, specialmente bambini e specialmente in Africa. In ogni caso, il turista come si può proteggere dalla malaria? Noi, ma non solo noi di malindikenya.net, tutti gli esperti di malattie tropicali che lavorano in Africa da una vita, sconsigliano vivamente la profilassi antimalarica, che è quella che magari anche un po' per leggerezza, per tranquillità, per lavarsi le mani, i medici e le ASL italiane possono consigliare. La profilassi intanto non dà la certezza di una copertura assoluta dalla malaria e in più può essere anche dannosa per chi ha problemi epatici e comunque insomma non fa bene. Qua, fortunatamente, a differenza dell'Italia, esiste una medicina che è stata approvata anche grazie a un medico italiano, il dottor Mauro Saio, alcuni anni fa. L'artemisinina è una soluzione ricavata da una pianta naturale con la quale è stato creato un farmaco che si chiama Coartem, un farmaco trovabile facilmente in tutte le farmacie del Kenya, ma nell'utilizzare questo farmaco o comprarselo prima di tornare in Italia, se proprio si vuole essere sicuri di avere la possibilità di curarsi la malaria, ecco, questo è un farmaco del cosiddetto del giorno dopo. Non costa molto e bisogna chiedere comunque al farmacista una soluzione combinata con un altro farmaco. Ecco, sicuramente molto meglio della profilassi, che intanto è una cura preventiva, quindi qua l'indice di malaria è sceso tra l'altro negli anni tantissimo.
più del 40% in meno sulla costa negli ultimi 10 anni, quindi specialmente per chi si reca in vacanza al mare, in destinazioni di mare, è davvero difficile contrarre la malaria. Un po' di più può esserlo quando si fanno safari in alcune regioni come il Masai Mara o il Samburu o addirittura il Turkana. Però ecco, la profilassi è sempre meglio evitarla e questo è un consiglio che arriva proprio dagli esperti. Per quanto riguarda invece comunque la prevenzione naturale, abbiamo già consigliato nel capitolo su cosa mettere in valigia, sempre su questo canale, andatelo a cercare e iscrivetevi anche al canale YouTube di malindikenya.net, che è molto utile direi per tutti. Abbiamo parlato dell'autanno, delle normali protezioni contro le zanzare, così come dormire anche con la zanzariera in ambienti appunto chiusi da zanzariere o alle finestre o al letto aiuta certamente. Per quanto riguarda invece la possibilità di altre malattie, è chiaro che questo è un'incidenza che può capitare in qualsiasi parte del mondo. Ci sono stati casi di colera, ma ben lontani dalle località turistiche, così come ci sono stati casi di dengue fever, ma anche questi in quartieri particolari, specialmente delle grandi città. Bene, la malaria non è più un grosso problema per il turismo in Kenya. Il periodo di pandemia che ci siamo messi alle spalle ci ha creato un po' di ansia e qualche paura che riguarda la salute, ma questo non cambia assolutamente quello che si può trovare in Kenya e soprattutto il Kenya ha superato il Covid in maniera brillante, con pochissimi decessi, con pochi casi e tuttora le percentuali sono irrilevanti. Quindi parliamo effettivamente di quello che c'era prima e di quello che c'è oggi in Kenya, perché il Covid è abbastanza irrilevante per adesso e speriamo che lo sia anche in futuro. E una volta che sarete qui in Kenya, come fare nel caso insorga qualche problemino di salute? Beh, innanzitutto qui le farmacie sono provviste delle medicine essenziali, quindi paracetamolo, antistaminici, antibiotici, per quello non c'è problema. E poi un consiglio, affidatevi al benessere che questa terra produce, grazie alla natura e grazie anche a luoghi. Ecco, non a caso oggi ci troviamo in una delle spa più belle della costa del Kenya, quella dell'Ocean Beach Resort di Malindi. Quindi affidatevi al benessere innanzitutto dei servizi, ma anche quello della natura. Iniziate dalla mattina quando si possono mangiare frutti meravigliosi e quindi fatevi una bella dieta di vitamine che insieme al sole producono intanto una sensazione di benessere. E dopodiché abbiamo anche delle bevande ottime, provate quella amarissima, magari zuccheratela con del miele, specialmente del miele di mangrovia tratta dalle foglie di neem, oppure provate la moringa che è anche un antifame, quindi insomma vi fa stare bene, o ancora la polvere di baobab che può essere diluita nello yogurt, nel latte oppure nelle bibite. La polvere di baobab ad esempio, una cura di una settimana mentre siete qua tutte le mattine, cura anche l'artrite, la cervicale, insomma è pieno il Kenya di risorse benefiche. Ma attenzione invece a qualcosa che qua è normale consumare, innanzitutto l'acqua non solo non è potabile ma può portare tanti batteri, quindi chi è debole anche di intestino stia molto attento al ghiaccio. Il ghiaccio molto spesso viene fatto con l'acqua normale, l'acqua del rubinetto di qua, anche se molti alberghi e ristoranti lo fanno con l'acqua minerale, giustamente. Quindi chiedete sempre quando si tratta del ghiaccio. Così anche quando consumate il cosiddetto street food, cercate di stare attenti, non fatene comunque incetta, non vi abbuffate con questo tipo di cibo. Il pesce, mi raccomando, che sia sempre fresco, anche quando magari partecipate a escursioni, a gite, ecco, badate che il pesce sia fresco quando viene messo magari sulla griglia, idem i crostacei, ma per il resto abbandonatevi al piacere, perché questa è sempre la migliore medicina. E allora
Karibu Kenya, come dicono qua, benvenuti in Kenya, buon viaggio e continuate a seguire le nostre avvertenze dal canale di YouTube di malindikenya.net e sul nostro sito www.malindikenya.net. Ciao da Freddy! Voglio andare in Africa, voglio andare in Kenya, voglio andare in Africa, voglio tutto e vado in Kenya.